Ben ritrovati a tutte e a tutti quanti a questa settima parte del corso sul shellfish, nella quale ci occupiamo di traduzione di script creati originariamente per Bash e confronto del codice. Ecco, perché questo? Perché dopo tutta la teoria e le belle cosine che abbiamo visto nelle sei parti precedenti di questo corso, finalmente è giunto il momento di, come dire, di essere concreti, di rompere il ghiaccio e di utilizzare le nostre conoscenze per qualcosa di concreto, appunto, di utile. Ecco, allora io cosa ho fatto, io stesso mentre iniziavo ad imparare, ad apprezzare questa shell? Mi sono posto l'obiettivo di prendere gli script di utilità che uso realmente e che appunto li ho creati prima di venire a conoscenza di questa shell alternativa. Li ho creati ovviamente in cosa? In Bash, in codice Bash. Mi sono posto l'obiettivo quindi di tradurli, adattarli in codice fish in modo da capire con vari obiettivi. Uno, capire se veramente fish potesse prendere il posto di bash, se avesse le stesse, come dire, potenzialità, funzionalità, qualità, eccetera, eccetera, da una parte. Dall'altra, capire quanto il fatto che fish non sia direttamente compatibile con altre fish, scusate, accidenti, lapsus con altre shell, volevo dire fish e shell insieme, ho detto fish, vabbè. Riprendiamo il discorso. Allora, il secondo obiettivo era quello di capire quanto il fatto che questa shell fish non sia direttamente compatibile con altre shell, tipo bash, ZSH e altre, quanto, dicevo, influisca sul fatto di dover eventualmente convertire un codice da una shell verso l'altra e viceversa, ecco. Quindi questi sono stati due obiettivi importanti, perché qualora l'esito di questo, diciamo così, mio test personale, esame tra virgolette finale di questa shell fish fosse andato male, o decisamente male, o troppo male, non saremmo nemmeno qui a seguire questo corso assieme. Ecco, io a presentarvelo, voi auspicabilmente a seguirlo, sempre che vi interessino queste cose, ovviamente. E invece eccomi qua appunto a registrare questa settima parte del corso. Quindi il motivo, l'avrete già capito, è che il mio test personale mi ha soddisfatto, tutto sommato, e quindi mi ha convinto a proseguire su questa strada. Allora, che cosa ho fatto? Quindi il mio compitino, mi sono preso due script che mi sono creato appunto per mio uso personale e che vi ho presentato già a suo tempo in video separati sul mio canale, quindi uno è la rimozione dei vecchi kernel, che la trovate appunto sul mio canale, qui nello sfondo del video lo vedete, il titolo esatto del video è Script per rimuovere i vecchi kernel, è stato pubblicato addirittura più di un anno fa, il 7 settembre 2013. L'altro script è qualcosa di un po' più particolare, è quello che permette di copiare dei file fra alberi di cartelle diverse. E l'ho pubblicato più recente, questo è già quest'anno, il 29 marzo, e il nome corretto, il titolo corretto è Script per copiare file fra alberi di cartelle diversi. Ecco, questi due script, appunto, che ho presentato più o meno mesi fa, li avevo appunto scritti in Bash, codice Bash, perché appunto in quel momento non conoscevo ancora l'esistenza, nemmeno l'esistenza di una shell chiamata fish. Allora, fatto questo esercizio, ho tradotto, o meglio dire, adattato questi due script
in Fish e ne ho creato una versione funzionante esattamente in modo identico, però con il finale e con l'estensione ormai che abbiamo imparato a conoscere, punto Fish. Quindi ho creato rimozione vecchi kernel.fish e copia fra alberi di cartelle.fish. Ho messo qui nello sfondo del video che sto registrando le due pagine del mio canale per i due script perché vi voglio segnalare che ho modificato la descrizione di questi due video aggiungendo in fondo la versione per Shellfish dello stesso script. Quindi il link, questo sopra, rimozionevecchikernel.sh, è quello che già avevate a disposizione. Se eravate interessati a scaricarvi questo script e ci ho aggiunto un paragrafino per scaricarvi, permettervi di scaricare la versione per Fish. Stessa cosa per lo script per copiare fra alberi di cartelle, se vi interessa, avevate già a disposizione il link per la versione Bash, ho aggiunto anche qui il link per la versione Fish di Fish. Quindi ecco. Giusto, aggiornato le descrizioni dei due video in modo che abbiate a disposizione anche questa versione. Anche perché, come vi ho detto all'inizio di questo corso, io ho già fatto il passo di adottare Fish come shell predefinita. Quindi dovessi, semmai un giorno, presentarvi un altro script di utilità che ho creato, sarà sicuramente fatto per Fish, per principio, come prima versione, e eventualmente magari nel tempo potrei anche farne una coppia per Bash, però ecco, principalmente per Fish. Quindi ho trovato giusto uniformare un po' sul mio canale la disposizione, la disponibilità degli script, aggiungendo anche giustamente la versione per Fish. Un po' per pubblicizzare questa shell, un po' anche per scelta, appunto, visto che ora lavoro con Fish. Ok, quindi questi due video ve li ho mostrati giusto con questo scopo, solo per lo scopo che potete avere se mai adottaste anche voi la shell Fish o ve la installate, la provate ogni tanto, sappiate che avete degli esempi di script funzionanti già tradotti, già adattati per Fish. Quindi questo non mi serve più, questo nemmeno. Questo lo lasciamo qui un attimo, che adesso capiamo perché c'è quella pagina. Allora, quindi il mio esercizio è stato quello. Ecco. E fra un attimo, dico, non passeremo magari riga per riga, ma ho aperto nell'editor le due versioni degli script per mostrarvi dove stanno sostanzialmente le differenze. Vedrete che non sono poi questo granché. Come già appunto, ripeto, ho detto all'inizio del corso, il fatto che Fish non sia compatibile con le altre shell non deve spaventare, non doveva spaventare all'inizio del corso, ancora meno adesso. Lo vediamo all'atto pratico, che in effetti non è chissà che lavoro adeguare uno script per una shell o per l'altra. Ecco, perché ho questa pagina sullo sfondo del video? Perché oltre a questi due script che vedremo un po' più in dettaglio, per mio esercizio, insomma, per prenderci la mano, come si suol dire, ho tradotto anche uno script più lungo, con, diciamo, puramente uno scopo didattico e non proprio pratico, come invece l'hanno gli altri due, che è quello del corso sugli script Bash, lo script finale. Ecco, chi ha già seguito il corso o chi si accinge a seguirlo sa o verrà a sapere che il corso sugli script Bash segue un certo percorso didattico e alla fin fine si arriverà ad ottenere un risultato finale, che è questo corso scriptbashfinale.sh, che è però ovviamente scritto in codice Bash. Ho tradotto anche questo, corso scriptbashfinale.fish, l'ho messo da scaricare anche nella relativa pagina del primo video
della serie del corso Squid Bash, quindi se andate sul mio canale, cercate la playlist o il corso Squid Bash, trovate nella descrizione del primo video, quello di introduzione, il link per scaricare tutto il corso e in più ci ho aggiunto anche il link per scaricare la versione Fish dello script finale, solo dello script finale, non quelli intermedi. Ecco, questo non lo vediamo in dettaglio, se vi interessa potete scaricarlo e guardarlo e confrontarlo con l'altro voi stessi, come faremo fra un attimo in questo video. Perché ho questa pagina di GitHub o GitHub sotto come sfondo del video, perché traducendo il corso, lo script finale del corso su Bash, mi sono accorto che c'è un problema in Fish che non si riesce al momento a riprodurre ciò che in Bash funziona come opzione 5 del menu con interfaccia caratteri. Ecco, come vado dicendo in tutti o quasi tutti i video di questo corso, il prerequisito per seguire questo corso sulla Shell Fish sarebbe quello di aver seguito il corso sugli Squid Bash, sempre presente sul mio canale. Ecco perché vi parlo così di opzione 5 del menu con interfaccia caratteri. Chi non ha seguito quel corso ovviamente non capirà cosa sto dicendo, chi l'ha seguito e chi ha provato questo script capirà cosa sto dicendo. Ecco, fatto sta che in Bash funziona correttamente questa opzione 5, in Fish no. Così mi sono impegnato a segnalare questo che poteva essere un bug, ovvero un difetto corrente di Fish, e che appena l'ho segnalato, non lo sapevo se fosse o meno un bug, l'ho sottoposto agli sviluppatori di Fish e in effetti a questo link che vedete qui aperto qua sotto la scaletta, vedete qui la label, cioè l'etichetta, è stato effettivamente etichettato come bug. Il milestone, ovvero la versione obiettivo entro la quale correggere questo bug, è la prossima versione maggiore di Fish, che non so nel futuro quanto vuol dire questo. La next major, la prossima versione di Fish potrebbe essere anche fra un anno o due addirittura. Chi lo sa, non lo so, magari fra 6 mesi è a posto. Comunque è stato etichettato come bug, ovvero come difetto. Io l'ho descritto qua. Vi lascio il link a questa segnalazione mia, segnalazione di bug. Qui vedete che c'è anche la mia faccia, come sul canale YouTube vi trovate la mia faccia anche qui perché sono iscritto a GitHub, vedete qua c'è il mio profilo, ecco perché non esco con un'icona anonima. Dunque GitHub o GitHub, ecco, detta un po' come gli inglesi o noi in italiano, come ci viene da dire. Vi lascio questo link in caso vi interessi, per pura curiosità, vedere la descrizione del problema, che è legata appunto a questa famosa opzione 5 del menu con interfaccia caratteri. Insomma, non funziona come dovrebbe. E si tratta di un'anomalia, è l'unica anomalia in tutto, diciamo a questo punto, settimane e qualche mese che sto usando Fish, è l'unica anomalia che ho riscontrato. E sicuramente non è né un problema bloccante e né un problema importante, almeno per me non lo è. Era proprio, guarda caso, in questo script con puro scopo didattico per Bash, tradotto pari pari, ho trovato, guarda caso, un qualcosa che con Fish non si riesce a riprodurre nello stesso modo e nella stessa forma. Però è veramente una cosa marginale. Tuttavia, se, come dire, se si apprezza un progetto open source come questo di Fish, ma come qualsiasi altro, e si trova un difetto, proprio per dimostrare il proprio apprezzamento, è giusto segnalarlo. Così si migliora, si contribuisce a migliorare il progetto. Non è necessario saper programmare, non è necessario essere ingegneri informatici. Se si trova qualcosa che non va, si prova in tutti i modi a capire se siamo noi che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, se proprio l'errore continua a riprodursi. Se è così, vale la pena contribuire. Costa poco, un pochettino del vostro tempo, però contribuite a migliorare un
un pezzo di software che vi soddisfa per il resto e che soddisfa le vostre esigenze. Così ho fatto io, ecco. Quindi, niente, a posto anche questo. Torniamo a rimettere la mia solita pagina. Ok, abbiamo visto. No, non abbiamo ancora visto niente, ma vi ho mostrato io più che altro, vi ho spiegato lo scopo di questa parte 7 del corso, che è tra virgolette un po' più pratica delle altre, che a questo punto si raccolgono un po' le informazioni, le conoscenze acquisite nelle parti precedenti, si possono mettere in pratica. Così ho fatto io, per rompere il ghiaccio, perché Fish o qualsiasi altro linguaggio di programmazione o qualsiasi programma lo si può imparare seguendo tutti i tutorial che vogliamo, leggendo tutti i libri, tutti i siti che vogliamo, ma poi il vero momento in cui si impara, che ci si stacca dalla teoria, è quando ci si mettono le mani. Così, appunto, ne ho approfittato avendo già a disposizione degli script da tradurre. E ecco, allora, scaletta praticamente possiamo anche nasconderla perché è finita qui, così abbiamo tutto lo spazio dello schermo. E allora vediamo un po' di mettere assieme, vediamo un po' rimozione vecchi kernel è già qua. Dov'è l'altra rimozione vecchi kernel? Eccolo qua. Ecco. Rimozione vecchi kernel, partiamo da questo. Hanno aperti quattro sessioni di editor gedit, ognuna con la sua versione dello script, quindi questo è il, chiamiamolo, l'originale .sh per bash, e vedete la prima riga che fa distinguere lo script come uno script scritto e che deve essere eseguito con il motore bash. Rispettivamente qui a sinistra c'è la versione Fish tradotta e la prima riga è un puro adattamento, ovviamente, perché dobbiamo dire al nostro sistema che questo script è stato scritto per Fish e deve essere eseguito con il motore della shell Fish, quindi usr bin fish invece di bin bash, tutto lì. Quindi tutti gli script che creerete o che vorrete creare per Fish dovranno riportare in prima riga questa riga qua, usr bin fish. Poi i commenti, vabbè, abbiamo visto. Non so più bene quale parte del corso precedente, che i commenti sono identici, il simbolo del commento è sempre questo cancelletto sia per bash che per fish, e vedete che in effetti è la stessa cosa. Veniamo un po' in giù, cominciamo a partire col codice. Ecco, quindi una cosa differente che abbiamo imparato anche questa, vedete qui l'assegnazione delle variabili in bash è nome variabile uguale contenuto. In Fish è il famoso comando e potente comando set, grassetto, eccetera. Ecco, qui appunto ripeto quello che ho detto un attimo fa con la scaletta di questo video. Non ho riscritto da zero nel modo ottimale per Fish o necessariamente ottimale per Fish questi script, ma li ho proprio semplicemente. Come di semplicemente li ho adattati a Fish seguendo la linea di bash. Quindi, per esempio, vedete che ho impostato le variabili senza indicare se fossero locali o globali, eccetera, eccetera. Ho messo proprio pari pari senza guardare queste particolarità. Ecco, giusto per capire, appunto, lo scopo principale, giusto per capire quanto e cosa volesse dire, quant'è l'impegno di adattare uno script in un linguaggio rispetto all'altro. Quindi vedete che comunque qui a parte il set e qui è un po' diverso, ma è una questione di sintassi, ma non cambia un granché. Poi un po' di commento, un po' di commento. Ecco, vedete l'ordinamento, in bash le funzioni si distinguono con parentesi aperta e chiusa. Vengono, siccome sono, come dire, linguaggi interpretati, questi gli script, anche per Fish, così come per Bash, le funzioni che vengono usate poi nel corpo principale dello script vengono definite prima, perché l'interprete Fish, così come quello Bash, si legge tutto lo script,
lo interpreta e così mette in memoria le funzioni poi da utilizzare. Quindi, ecco, vedete qui eco per creare un file vuoto chiamato eletem.txt in bash, c'è questa simbologia maggiore eletem.txt inizializza il file, mentre qui in fish, diciamo, una forma migliore di farlo è mandare un eco nullo, vuoto, verso appunto il file eletem. Quindi vedete, ritocchi di codice qua e là. Poi vabbè, qua vediamo un po' pacchetti, qui c'è un for, ecco, la forma del for è un po' diversa, qui for pacchetti, ecco qua, vediamo un po' dove sono i pacchetti, for pacchetti. Qui dove venne caricato l'elenco dei pacchetti dei kernel installati e qua c'è una forma di for A e qui c'è la, però è diversa, è veramente una questione di sintassi disposta in modo diverso, ma la sostanza è sempre quella. Il pacchetto e i pacchetti che sono quelli che derivano poi dal comando dpkg che è eseguito nel corpo principale dello script, e qui poi si usano delle variabili anche che derivano poi dal corpo principale dello script. Adesso non stiamo qui a vedere in dettaglio cosa deve o cosa non deve fare lo script perché non è lo scopo, ma è proprio per mostrarvi più o meno a pari da destra a sinistra dove sono intervenuto per adeguare a fish il codice esistente per bash. Quindi veniamo in giù un pezzo, veniamo in su un pezzo, ecco qui riga 61 62, qui imposto la versione del kernel che è stato letto, digit, vedete che poi si riconoscono alcune parti del codice, altre parti, grep, il grep anche qui usato, poi c'è un po' di gestione diversa come sempre delle variabili rispetto a bash, poi pacchetti, for pacchetti, anche qui tutta una gestione delle versioni che ho cambiato leggermente, un po' più compatta qui in fish già che dovevo ritoccare il codice. Tutto questo adesso non sto ore a mostrarvi il codice pari pari perché ha anche poco senso in un video come questo. Potete appunto scaricare, io ho messo a disposizione i due script, li potete confrontare anche voi in modo più ragionato, eh? Però è proprio per mostrarvi così a occhio che non c'è proprio una differenza abissale fra un codice e l'altro, sono dei ritocchi di sintassi o delle impostazioni diverse, ecco. Pacchetti 3, pacchetti 3, pacchetti 2, eccetera, eccetera. Beh, qui poi, già che c'ero da qualche parte, ho ottimizzato, non ce l'ho fatta a non ottimizzare un po' di qua e di là. Qui viene appunto ricostituito la variabile con i vari pacchetti installati dei kernel. Qui viene sorteggiato, ecco qui viene fatto il sort, ovvero ordinato l'elenco dei kernel installati dal più recente al più vecchio, anche qui, eccolo qua, dal più recente al più vecchio, ecco il sort, qui siamo qua. Poi niente, viene assegnato alla variabile pacchetti 2 come qui l'elenco finale ordinato. Qui vedete un po' di simbologia strana, qui si usano i vari comandi exp per ottenere la stessa cosa, eh? Lunghezze, substring, mentre qui c'è la solita simbologia strana di bash che è più compatta, come ho detto, ma anche più criptica, come ho già avuto modo di dire. E qui lo si fa in modo un po' più esteso, scritto più lungo, però si capisce che si fa un substring, si estrae un pezzo di stringa, un indice per cercare un simbolo, la lunghezza, eccetera, eccetera. Ecco. Voilà. Poi c'è, vabbè, ecco, in fish, proprio per le caratteristiche del comando read che si aspetta un input da tastiera, ci sono, ho creato le funzioni
le funzioni per personalizzare il prompt, la richiesta, ecco, di input da parte di tastiera. Questi non ci sono in Bash perché il comando read in Bash accetta direttamente un testo, in Fish no, quindi ho dovuto creare queste funzioni in più, questo sì. E poi qui si parte col corpo principale dello script. Qui vedete qualche colorino diverso della sintassi, però siamo lì. Tutti gli echo di presentazione, i commenti, i pacchetti. Questo qui è il dpkg, il comando che ci permette di ottenere quanti pacchetti di Linux sono installati. Qui è praticamente identico il comando, a parte, si differenzia un po' l'assegnazione alla variabile pacchetti, perché qui è sempre il comando set, qui no, pacchetti uguale, pacchetti 2 viene messo a 0, poi si richiama la funzione ordinamento, eccola qua, poi viene elencato a video tutti che vengono elencati i kernel installati, ecco che qua for a in, ecco il famoso potente for a in. Una variabile echo a semplicemente, invece qui vedete che in Bash, diciamo, è scritto in un modo un po' più complesso, ecco, come scrittura, non è che non sia chiaro cosa fa, ma come scrittura è decisamente più stringato e chiaro e veloce da capire questo for, questo ciclo for. Poi c'è l'echo qui, nota i due kernel più recenti, eccetera, eccetera, ecco, e così via. Vedete qui un for do read, prompt, eccetera, eccetera. Anche qui ci chiede la conferma se vogliamo cancellare o no il kernel. Qui tutto un for innestato, if, else, and. Ecco, qui vedete un'altra differenza di sintassi, if, then, else, fi, è la famosa chiusura dell'if in bash e fi, cioè l'if al contrario, mentre in fish non c'è il then, tanto per cominciare, però l'if viene chiuso, else c'è, and, sempre con l'end, vedete, and, for, chiuso con l'end, il for qua, do, for, do, in bash, viene chiuso col done, in bash è molto più, come dire, variabile l'apertura e la chiusura dei blocchi di codice, mentre in fish è molto più lineare, è sempre l'end, non c'è bisogno di tenere a mente col for ci vuole il do, col done, col if ci vuole il fi, col case ci vuole l'esac, eccetera, eccetera. Qui è sempre end la chiusura, è molto più facile da tenere a mente in fish e da acquisire. Poi qui si va avanti, ricerca dei pacchetti. Questo è per gli headers, che poi è esattamente gemello dell'altra parte di codice. Ecco, siamo arrivati alla fine della rimozione vecchi kernel e avete visto che ci sono appunto alcune differenze più o meno marcate di sintassi, ma tutto sommato, da quello che ho potuto vedere e toccare con mano, alla fin fine è più lineare, più leggibile Fish, più facile. Come ho detto all'inizio di questo corso, Fish ha un linguaggio, ha dei comandi suoi che sono più vicini ad altri linguaggi di programmazione, non cose strane tipo fi, tipo do, done, tipo case, esac, tutte queste stranezze, ecco, che sembrano stranezze, insomma, ma poi vabbè, se ci si abitua, per carità. Però è molto più intuitivo, trovo io, il linguaggio di Fish. Quindi abbiamo visto questo, giusto per dovere di cronaca, vediamo rapidamente anche l'altro esempio, se no poi sto video diventa oltremodo noioso. Ancora una volta, per Fish, per Bash, questo è quello che copia gli alberi di cartelle, poi c'è un bel lungo commento. Ancora, vediamo un po', echo, qui incomincia a scrivere in questi due file, qui vedete che praticamente non cambia quasi nulla. Questa qui è l'espansione di un comando, è la sostituzione di un comando con il suo risultato, quindi echo tra parentesi date, che è la data corrente del sistema Linux, tra parentesi tonde, viene sostituito date con il suo contenuto e viene scritto nel file. Ecco, qui è dollaro parentesi, c'è un dollaro in più, ecco. Poi qui vedete che
vengono usate un paio di dialoghi Zenity, quindi interfaccia grafica per selezionare le cartelle di origine, la cartella e copie. Qui, a parte il set della variabile, vedete che cambia poco e niente anche qui. Poi c'è un if test-z per capire se le cartelle esistono, meno or z, e qui anche qui if z, vedete, meno z oppure meno z, eccetera, eccetera. If zenity errore se no no, else se no niente, if then, il then non c'è, else siamo qua, find le cartelle. È molto, c'è stato addirittura meno da fare qui che nell'altro script, per adattare. Ecco, qui c'è un while, un nuovo costrutto sintattico, un nuovo blocco di codice, while read. Qui è esattamente identico, tanto che in bash c'è il do per definire il codice, do e done alla fine, lo vedete qui, qui è la fine del while, done. Mentre qui, immaginatevi, ormai lo sapete, while alla fine c'è l'end, vedete, end. Questo qui è la fine del while e questa è la fine del while in bash. Questi end sono tutte chiusure dei vari if che vedete qui all'interno del while, mentre qui ormai l'avete capito, c'è l'if e quando inizia a chiudere fi e done. Ecco. Però a parte questa, diciamo, parola riservata di bash rispettivamente di fish, in sé il codice è praticamente identico. Vedete, qui sono arrivato alla riga 79 e qui siamo alla riga 80. Vedete, praticamente identico. E qui è già finito, siamo già arrivati in fondo. Vedete, c'è un end finale, un fi finale di un if, l'ultimo zenity, tutta la scrittura qui in mezzo. Praticamente, ovviamente, questo script è quello che mi è costato assolutamente meno tempo per adeguarlo, perché è stato quello con minore numero di interventi rispetto a quello della rimozione del kernel, che avete visto che qua e là era già un po' più ritoccato. Comunque avete visto che non è per niente una cosa, come dire, spaventevole, la frase che fish non è compatibile con le altre shell. In realtà è un ritocchino qua, una parolina diversa là, ma non è che stravolge uno script che eventualmente avete già a vostra disposizione. Potrete sempre adattarlo ed è un buon esercizio per imparare fish stessa. Se vi impuntate su un punto che non vi funziona come pensate, andate a vedere nella documentazione, man mano imparate fish così come ho fatto io. Ecco, quindi posso chiudere anche questo. Ok, qui era il mio da dove ho preso i miei script. Praticamente il mio video parte 7 direi che può finire qui. Era, è vero, un po' più vicino alla pratica, nel senso che sono effettivamente degli script che uso, diciamo decisamente più quello dei vecchi kernel che non questo. Più occasionale l'uso dell'altro, però sono degli script che ho creato non per esercizio didattico, ma per un utilizzo veramente pratico. Non per niente ne avevo fatto dei video per presentarli anche a voi, dedicati. E voilà, finito qui. Spero di non essere andato né troppo adagio, in modo troppo noioso, né troppo veloce, che questo video sia riuscito a mostrarvi come in realtà non sia un'impresa per nulla impossibile, per nulla titanica, adattare il codice di uno script per una shell verso l'altra e viceversa. Ecco, era questo lo scopo di questo video. Ripeto, prima di chiudere, che avete comunque a disposizione le due versioni di script se volete confrontarle voi stessi e vedere come è stata tradotta una cosa in un'altra. Avete tutto a disposizione, tutto open source. Con questo vi saluto, ciao ciao e vi attendo alla prossima parte.